Ok, ci siamo Carlo. Dai microfoni di Radio Ferentino, buon pomeriggio dal vostro Mario Musa. Continuano gli appuntamenti Amarcord di Fair Play ed oggi abbiamo l'opportunità di avere in collegamento con i nostri studi, collegamento sempre curato e realizzato dalla nostra regia di Carlo Leoni. Abbiamo tre amici che lo erano in campo quando giocavano e lo sono tuttora nella vita. Sto parlando logicamente di tre protagonisti del primo quintetto base del primo campionato di basket di promozione nel lontano 1979. Ma andiamo subito e direttamente alle presentazioni. Iniziamo in basso con Stefano Fiorletta, che possiamo definire l'anello di congiunzione tra quel periodo e tutt'oggi, con logicamente con la sua responsabilità di dirigente responsabile del settore giovanile. Poi in alto abbiamo mio fratello Alfonso e poi Ciao, buongiorno a tutti abbiamo voi. Fausto Sonni. Ho fatto l'errore perché ho presentato, ma non ho lasciato ai miei amici il saluto, quindi riparto. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Ciao Alfonso. Ciao, un saluto a tutti voi e un saluto particolare al mio congiunto fratello. Ok, e finalmente anche Fausto Sonni, ben trovato e ben trovati. Ciao Fausto. Ciao Mario, buonasera a tutti. Ok, amici, io sono ben felice di avere in vostra compagnia una rappresentanza di quel periodo storico, perché anch'io ho avuto la possibilità di seguirvi e con voi cercheremo di andare a ritroso, di tornare, di ripercorrere diciamo, cammino del basket, ma anche prima del 1979, quando un manipolo di amici furono artefici e protagonisti della nascita e della diffusione della palla a spicchi a Ferentino e poi logicamente con la ciliegina sulla torta del bellissimo traguardo della A2. Ma io non voglio assolutamente dilungarmi, voglio subito partire e logicamente lascio il testimone a Stefano Fioretta perché lui è stato, insieme a mio fratello Alfonso, insieme a Fausto, protagonista di quel quintetto base che ha dato l'input, diciamo, a quel percorso iniziato nel 79, anche prima. Stefano, vuoi andare anche indietro a ritroso del 79 e dire chi effettivamente ha iniziato a giocare a pallacanestro a Sant'Agata oppure addirittura sopra al campetto del Martino Filetico? No, neanche il Martino Filetico, la vecchia rotonda dove dice che si giocava anche lì. Allora, se posso iniziare, Sì, vai te. innanzitutto mi fa immenso piacere rivedere sia Alfonsino che Fausto, perché due grandi amici con i quali abbiamo convissuto gran parte della vita. Per la pallacanestro, ma non solo per la pallacanestro, abbiamo comunque unito le nostre amicizie. La pallacanestro è stata quella più forte come unione sportiva. Diciamo che dal 74 noi andavamo, noi della piazza, quindi io e Fausto ci recavamo a Sant'Agata, dove all'oratorio Don Guanella si poteva giocare a pallacanestro. Non era facile poter giocare a pallacanestro a Sant'Agata, perché come si ricorda benissimo sia Alfonso che Fausto, già c'erano un gruppo di ragazzi, di persone che giocavano a pallacanestro e che si ritrovavano a Sant'Agata. Quindi per noi arrivare nell'orario giusto per poter giocare era sempre una guerra, perché Stefano, sì, Stefano, scusa, dimmi. quando voi andavate giù a Sant'Agata, vuoi Sì. ricordare chi effettivamente, che logicamente erano più grandicelli rispetto a voi, chi Beh, erano già i sì. precursori, chi giocavano a pallacanestro? Io qualcuno lo so e lo conosco, però preferisco dalla tua voce ricordare Beh, questi. sicuramente ti posso dire con immenso piacere che Pio Mastrangeli, Roberto Liberatori, Giancarlo Gargani, Tonino Gargani, con i quali ci siamo fatti veramente tantissime risate. Poi c'erano Anche il i compianto due, Giorgio due Pompeo. c'era Giorgio, all'epoca c'era anche il, anche
Amedeo Mariani che si vedeva da quelle parti, ma insomma non tutti i giorni. Pure Poi Maurizio c'erano Pro. persone, Maurizio Pro c'era ancora. Maurizio Pro, c'era Maurizio Pro che diciamo che è stato uno fra i primi che comunque abbiamo visto giocare a pallacanestro. Adesso, molti altri, Giorgio Cellitti da non poter menzionare. C'erano quelli che a noi hanno insegnato molte cose comunque, perché noi eravamo quelli un po' più giovani rispetto a loro e quindi dovevamo anche sottostare alle loro decisioni quando giocare, come giocare e soprattutto se giocare. Molte volte rimanevamo lì 2 o 3 ore in attesa che qualcheduno uscisse o sperare che qualcheduno magari se facesse male potesse andare via di corsa, perché lì poi il cambio non era come si fa adesso che l'allenatore chiede il cambio. Lì era anche un po' a livello di prepotenza o di amicizie, quindi Stefano, sono cose che ricordo. Dimmi. questi sono bellissimi ricordi, ma io voglio andare al sodo perché tu Dimmi. giustamente hai ricordato che diciamo si giocava a palla spicca, a pallacanestro giù a Sant'Agata, ma il Sì. tutto ufficialmente come è nato? Chi è stato il primo presidente? Cioè come è nata la favola del basket? Cioè nel 77, nel 74 c'è stata l'affiliazione alla federazione. Sì, allora io adesso scendo in un particolare che è abbastanza personale, ma posso dirlo. C'erano già delle persone che giocavano a pallacanestro, Mario Longo, Ciro Longo, Giorgio Pompeo. Questo era un gruppo che già esisteva a Ferentino, che già negli anni precedenti già giocavano a pallacanestro. Io mi posso ricordare di quando sono arrivato io e come è nata la società. Esatto, La società esatto. è, na la, la società è nata per un evento un po' particolare mio. Mi piaceva comunque giocare a pallacanestro e lì mio padre, per accontentarmi, decise di mettere su questa società, perché la squadra già c'era, una squadretta già c'era. E cominciamo con questa società. E all'epoca, insomma, il presidente doveva essere una persona familiare, perché comunque era uno di quelli che credeva in quello che stavamo facendo, e decisero, perché noi eravamo ancora piccoli, e decisero di far presidente mio cugino Gianni Bernardini. Adesso non ricordo con precisione per quanto tempo, ma non me lo ricordo, purtroppo se 2 anni, 3 anni. E da lì cominciamo a fare il campionato che fu il primo campionato cadetti e juniores. E qua ti fermo Stefano, poi D'accordo. ci ritorniamo, faccio una carrellata. Sì, benissimo. Giustamente il primo campionato di promozione l'ho menzionato io, abbiamo detto che è partito nel 79. Invece prima del Certo. 79 voi avete fatto dei campionati giovanili e quindi passo la Sì. palla a te Alfonso, mio fratello. Come Tutto bene, va? Allora almeno Alfonso, abbiamo l'occasione. Sì. Vuoi ricordare un po' questi campionati giovanili? Prima di fare il Sì, allora io campionato di... ricordo, sì, volevo soltanto integrare un attimino l'elencazione che ha fatto Stefano delle persone che giocavano a basket a quei tempi, che erano magari anche più grandi di noi. Ricordo per esempio i fratelli Razzano, Hai fatto bene. Gigino e il compianto Mimmo, mi ricordo anche Alfonso Catracchia. Ma aspetta, Alfonso Alfonso. Catracchia. Alfonso, ti voglio Sì. fermare, però Alfonso Catracchia, Pino Mastrangi hanno fatto parte attivamente di quel gruppo. E quindi poi tra poco ci arriveremo a Pino Mastrangi, perché questi hanno Perfetto, fatto no, io parte del volevo quintetto. soltanto integrare. Allora io Sì. mi ricordo che il primo campionato, come già anticipato Stefano, è stato il campionato cadetto. La prima partita mi ricordo la giocammo ad Anagni, che era già una società abbastanza quotata, una società che svolgeva attività cestistica già da molti anni. Noi naturalmente eravamo dei neofiti, considerando anche e soprattutto il fatto che noi avevamo 13-14 anni e da pochi mesi in pratica giocavamo al basket. E a tal riguardo io volevo soltanto ricordare un aneddoto. In pratica c'erano i nostri amici Fausto e Ambrogio, il fratello, quando tornarono dall'America portarono un pallone che poteva essere adattato al basket, sia al basket che al calcio. Considerando il fatto che questo pallone era molto duro, decidemmo di utilizzarlo Alfonso, ma che c'è il come telefonino vicino? C'è il telefonino vicino, io No, sento ma voce. penso sia un problema di wifi. Va Comunque, a bene, vai. prescindere, ecco, Vai. ci sentiamo bene? Sì, vai.
Comunque, a prescindere da questo, in pratica il primo campionato fu un campionato di basket cadetto. Cadetto significa avevamo 13-14 anni, quindi il primo campionato fu lì. E mi ricordo tra l'altro che poi incontravamo società abbastanza quotate come la Nagli, come il Sora. Il problema nostro naturalmente è il fatto che noi eravamo neofiti del basket, quindi avevamo comunque poche nozioni, ma avevamo tanto 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 amore per questo sport. Per il resto, il discorso che volevo evidenziare era il fatto che si trattava di una squadra di amici, di persone che ci conosciamo già penso dalle elementari. Comunque una società improntata, secondo me, al carattere di natura prettamente familiare. Ricordo infatti effettivamente che il primo presidente fu Gianni Bernardini, perché aveva un rapporto di parentale con Stefano, e naturalmente Stefano ha ripercorso un attimino quelle che erano state i motivi ispiratori di questo sodalizio sportivo. Però io a riguardo volevo soltanto ricordare che secondo me l'anima di questa squadra, già a quei tempi, era il padre di Stefano, Remo Fiorletta, che per me è stato, si può dire, oltre che un padre, un secondo padre, è stato proprio l'artefice di questa società sportiva. Ma io pensavo che Remo Fiorletta fosse stato il primo presidente del basket, invece voi mi avete, diciamo, chiarito che il primo presidente effettivamente è stato Gianni Bernardini. Posso Vero? intervenire? Sì, poi passo a Fausto. Vuoi aggiungere qualche altra cosa, Alfonso? Sì, Alfonso? volevo un attimino Aspetta, Stefano. ricordare che naturalmente il presidente, come già abbiamo già più volte ripetuto, è stato Gianni Bernardini. L'anima di quella squadra, naturalmente, il pater familias di quella squadra era proprio Remo Fiorletta. E l'allenatore, naturalmente, vorrei menzionare l'allenatore, l'amico Mario Longo. Mario Longo è stato in pratica il primo nostro mister. E ricordo di quella squadra, c'eravamo io, Fausto, Stefano, Ambrogio, c'era Pio Mastrangeli, Alfonso Catracchia, Roberto Liberatori, Debele Liberatori, e niente, si sudava su quei campi, sudavamo, andavamo a giocare al basket, senza alcun contributo, senza sostegni economici. Mi ricordo che per fare il trasferto naturalmente ci si attrezzava la meglio, una macchina naturalmente, Veniva la guida rapida pure io, di una macchina. pure il sottoscritto veniva dietro a Come? voi, eh. Sì, però naturalmente quando si trattava di fare determinate trasferte, per ridurre naturalmente i costi, anche perché a quei tempi non era neanche facile trovare delle autovetture disponibili, c'era Remo con la sua autovettura e naturalmente anche qualche altro, trovare anche un altro persona disposta ad accompagnarci. Il problema però molto spesso era che trovare due o tre macchine era molto difficile. Quindi mi ricordo un aneddoto particolare che anche sorridere dà naturalmente la contezza di quello che era lo spirito proprio più pionieristico di quella società. Ricordo che dovevamo andare a fare una trasferta anche abbastanza lontana, Atina. A quei tempi per raggiungere Atina ci voleva lo stesso tempo che per arrivare adesso magari a Firenze. Siccome c'erano soltanto due macchine a disposizione, e quindi non c'era la possibilità di imbarcare su queste macchine tutti quanti i calciatori, compreso l'allenatore, al che si decise anche in maniera abbastanza, come si dice, particolare, di lasciare una persona. Dovevamo lasciare una persona, abbiamo lasciato il mister in pratica, perché altrimenti non avremmo avuto la possibilità di arrivare Fermati un po', su Alfonso, quelle. fermati un po' perché altrimenti sforiamo il tempo, poi ci torneremo. Scusa Torneremo. Fausto, perché Stefano vuole aggiungere qualche altra, diciamo, informazione riguardo quella gestione iniziale. Poi diciamo che poi la famiglia Fiorletta è stata l'artefice della nascita del basket, per intenderci. Sì, voglio precisare una cosa a tuo favore, poi oltretutto. Gianni Bernardini, sì, è mio cugino, quindi il nipote di mio padre Remo. Ma viveva in famiglia con noi, perché diciamo è stato sempre in famiglia con noi da piccolo.
Quindi al momento mio padre lavorava a Roma, serviva uno che si assumesse un po' più di responsabilità e lui, stando sempre qui a Ferentino come tutti noi, decisero di farlo presidente. Ma da lì a poco poi ridiventò mio padre presidente e poi andremo avanti, insomma, con Poi andiamo le avanti varie con la situazioni. storia, poi andiamo avanti con la storia. Adesso do spazio a Fausto perché sei lì, altrimenti rischia di andare via. Fausto, allora quanto è contata a questo gruppo, questa amicizia tra di voi? Poi per logicamente fare anche bella figura in campo, che poi logicamente la forza è stata veramente l'amicizia. Vuoi aggiungere qualche tua curiosità, qualche tuo stato d'animo a proposito? Curiosità ce ne sono tante, di aneddoti ce ne sono tanti. Era un gruppo, una famiglia, fratelli, si è accolto per Stefano, tutti, abbiamo dato il là insieme ad altre persone, per carità, soprattutto la famiglia Ferletti. Abbiamo dato il là a questo sport a Ferentino perché eravamo un bel gruppo, siamo un bel gruppo attualmente, quindi abbiamo fatto le cose con passione e abbiamo iniziato un'avventura che poi è stata portata avanti da altre persone. Gli aneddoti E tanti, vai, dai, tirane uno, dai. Cioè il bello della diretta Radio Ferentino è proprio questo, che i radioascoltatori vogliono sapere, diciamo, le primizie, le curiosità, perché altrimenti sono cose vostre, ma gli altri sono curiosi di questo. il campo di Sant'Agata, il nostro primo campo, giù sull'asfalto. Bravo, stava raccontando prima Stefano una curiosità del fatto che stavano a fare le strisce durante la pioggia. Racconta un po' sto fatto. C'ero Vai, io, vai. Remo, Gianni Bernardini sotto la mattina, la seconda partita, la prima da Nagni, come ha detto a fare strisce, l'ombrello perché pioveva, dietro di noi le strisce fatte si scioglievano perché pioveva, quindi al campo d'asfalto c'erano le buche, metterci la sabbia e i sassi sopra altrimenti andavi a palleggiare lì e partiva tutta la palla. Tante altre cose, roba da pionieri, cose che adesso non si immaginerebbero nemmeno. Va bene, diciamo se Quindi siete andare in stati i campo. pionieri, come ogni sport, come ogni disciplina, c'è sempre il pioniere che lancia, che diciamo favorisce No, una. vabbè. Prego, prego, Noi Fausto. abbiamo iniziato l'agonistico, il campionato proprio agonistico, perché iniziamo col campionato cadetti. Prima di noi c'erano i nomi che avete fatto, i nomi degli amici che avete Chi fatto erano? voi, Mario Scusa Longhi, Fausto, Fratello Giordano. vogliamo ricordare veramente i cadetti, oltre a voi tre. Chi erano gli altri che sono rimasti poi in promozione o probabilmente qualcuno si è dileguato, cioè ha preso altre strade, che ne so, andate a giocare a pallone per intenderci. Cioè voi tre, Sì, Pio Mastracci anche. c'era. Sì, mi ricordo anche Pio, mi ricordo pure Massimo Viola che ha giocato, Pure faceva gli Massimo. allenamenti. Io se non sbaglio Sì, mi ha fatto ricordo pure, ha Pietro partecipato, Serrato. anche se poi lo so dove Fa. era. Si allenava, mi ricordo. E chi era Massimo l'allenatore? andava a scuola Chi con. era l'allenatore dei cadetti? Mario Longo? No, no, non era Mario. Alfonso, non sento la Sì, era. voce. Non si sente più la tua Alberto, voce. Eh sì, vai. mi senti? Sì. Allora, dicevo che l'allenatore l'anno dei cadetti fu effettivamente Mario Longo, fu proprio il primo allenatore. E quella squadra c'eravamo io, Fausto, Stefano, Ambrogio, Alfonso Catacchia, Pio Mastrangeli e qualcun altro adesso sinceramente non lo ricordo, ma per quanto riguarda, se volete, vi racconto anche un altro aneddoto, penso che gli amici lo ricorderanno benissimo. Andammo a giocare una partita, non so se era juniores o cadetto, o campionato cadetto vicino ad Atina. A un certo punto l'arbitro fu costretto ad interrompere il gioco perché ci fu un attraversamento di un gregge di pecore sul campo, e quindi questo dà naturalmente il senso di quello che era effettivamente l'aspetto folcloristico e amatoriale di quello sport. Però vorrei anche precisare Anche una cosa e sarò molto veloce. Quell'aspetto pionieristico però è stato naturalmente, secondo me, la miccia che ha dato sfogo a una struttura societaria che poi è culminata con le vittorie dei vari campionati fino ad approdare appunto al campionato di A2. Perché non è. Posso? sì, vai.
perché non è sicuramente secondario ricordare il fatto che noi, oltre a giocare, facevamo anche gli allenatori, crescendo con l'età, sia io, Fausto, Stefano, oltre che a giocare, a calcare i campi delle varie categorie, cadetti, juniores e promozione, al contempo noi facevamo anche gli allenatori della juniores, del mini basket, del settore femminile. Quindi era un aspetto, sto dicendo, una struttura di natura familiare che però già aveva le impronte di una struttura in fieri, in potenza, che poteva appunto portare grande lustro a Fiorentino. E quello in pratica è quello che è successo, perché noi ricordiamo effettivamente, per me il presidente in assoluto è stato Remo, però bisogna anche ricordare che i presidenti successivi, mi ricordo Massimo D'Ascenzi e Vittorio Ficchi, erano ragazzi che giocavano con noi, che hanno pure calcato quelle. C'è stato pure il mio amico direttore sportivo Augusto Pome, mi sembra un paio d'anni, no? Quando c'era un interregno, sì, di un anno. Qui, vai, qui Alfonso dovrebbe avere il coraggio di un famosissimo aneddoto di Augusto Pome. Quando andammo a giocare a Sora e si fece male un ragazzo che fece una distorsione alla caviglia, e lui di corsa, sai, all'epoca che si portavano le borse con i medicinali dietro, bisogna andare di corsa in farmacia. E lui uscì di corsa dal campo di Sora per andare a trovare la farmacia, perché serviva, così come disse la persona che comunque l'accompagnava, Augusto, andava cercando non un anestetico ma un antiestetico. E quindi no, da lì Augusto, per questa cosa, è rimasto veramente, a parte che è stato sempre nei nostri cuori con la sponsorizzazione della Faema, non so se ricordate voi che lo zio ci sponsorizzò, sì, come sì. Faema, e quindi è stato anche lui uno dei nostri e ci ha dato anche una bella mano nel crescere a livello sportivo, questo lo devo ammettere, insomma, senza problemi. Voglio passare di nuovo a scusa, vuoi continuare? Stefano, scusa. No, quando parleremo poi della promozione ci sarà una cosa che sicuramente Bravo. Farò ridere parecchie persone, perché... Io invece con Fausto, che ha parlato di meno, e siccome siamo arrivati alla promozione, io sono curioso di sapere i vostri ruoli, logicamente anche dei vostri compagni, e anche qualche maldicenza, qualche cattiveria sui vostri compagni, ma sempre a livello di sfottò, a livello, diciamo, giusto per scherzare, e anche chi effettivamente era il leader, chi era il, diciamo, quello più battagliero in campo. Cioè, io sono curioso, come sono curiosi tutti i radioascoltori di Radio Fiorentino, di entrare proprio nel cuore e nell'anima di questa avventura amaranto del basket. Vai Fausto. Allora, il playmaker era mio fratello, giusto? E vai. Era il playmaker, era una persona, un atleta com'era? Veloce, quindi com'era? Giusto. Con un ottimo tiro da fuori, quindi era quello che si prendeva le responsabilità delle realizzazioni dall'arco della metà campo. Quindi io ero il più alto all'epoca, anche se adesso l'altezza che avevo io era scontata per i ruoli, diciamo, da fuori del canestro. Stefano era un'ala piccola e si occupava anche di gestire il gioco da fuori campo. C'avevamo io sotto canestro, giocavamo io, Alfonso Catracchia, Pio? C'era Ciro, giocava Ciro, il fratello di Mario, non giocava con noi perché era più grande di noi. Pio Mastrangeli. Ah, Roggio pure, mio fratello. Pio Mastrangeli era un'ala piccola pure lui, quindi giocava abbastanza fuori dal canestro. Mi ricordo sotto canestro io e Alfonso Catracchia la maggior parte. Altri ruoli, Ambrogio pure lui era playmaker come Alfonso. La pallacanestro è così, c'è l'altezza, quindi bisogna, i ruoli, le persone giocavano sotto canestro, gli altri giocavano esternamente. Poi c'era pure tuo fratello altre Stefano, persone Daniele è venuto dopo. Daniele è venuto dopo. Era più piccolo di me. Remo Mastrangeli insieme con Daniele, quella è un'altra annata.
E allora passo di nuovo a te, Stefano. Fausto, diciamo, ha menzionato questi personaggi che logicamente sono stati proprio, hanno partecipato al primo campionato. Poi, cioè, le prime volte avete preso tante scoppole, penso. Per molti anni. Sì. Posso raccontare un aneddoto, Mario? Vai, 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 sì, sei libero. Le prime partite giocavamo con le squadre storiche della provincia, Anagni, Frosinone, Anagni, Alatri, Frosinone, e il campionato cadetti. Il padre di Stefano, Remo, che pure per me è stato un secondo padre, ci diceva, prendevamo delle belle scoppole, superavano gli avversari, superavano la quota 100 quasi sempre. E ci diceva Remo, avete sbagliato sport voi. Perché dovevate fare motociclismo? E voi siete centauri, fate superare sempre i 100 gli avversari, quindi dovevate cambiare sport. Ecco, questo è uno dei tanti aneddoti che mi è venuto in mente adesso. Alfò, E basta, quindi. e dopo tutte queste scoppole, quando è arrivata la prima vittoria? Chi se la ricorda? Cioè, dopo tante scoppole, penso che finalmente sia arrivata. Io ricordo, come diceva Fausto, c'erano le squadre storiche, Anagni, Alatri, no, Alatri no, Frosinone, Alatri faceva anche categoria Sora. anche vero, e Sora mi ricordo, Sora, insomma, noi prendevamo le scopole perché erano le prime partite. Poi, naturalmente, come dice Fausto, lui era, diciamo, il pivot, che doveva essere quello più alto. A quei tempi era alto, per l'altezza andava quasi bene, non tanto, ma quasi bene. Adesso Fausto potrebbe giocare a playmaker. Io proprio non potrei proprio giocare per l'altezza. Però sta di fatto che mi ricordo la prima partita, mi sembra la vincevo con Atina, una cosa del genere, insomma. Atina, Grandissimo sì, Alfonso. Atina. E arrivavamo penultimi, ma questo capitava spesso all'inizio perché era così. E io a riguardo volevo proprio ricordare un aneddoto che coinvolge Remo, insomma, con il quale condividevo trasferte, tutto quanto, una vita insieme. Io facevo l'allenatore dei cadetti, era passato già qualche anno, e naturalmente anche quella squadra, come ripercorrevamo un attimino quelle che erano le nostre caratteristiche, prendeva spesso qualche scoppola. Poi poteva capitare magari qualche squadra di nuovo lignaggio, tipo mi ricordo il Paliano, e lì vincemmo, siamo avanti mi sembra di 35, 30 punti, 35, 40 punti. Però c'eravamo noi, io c'avevo un playmaker fortissimo, di cui non faccio il nome, però era fortissimo. E questo faceva un po' l'americano, insomma, giocava, cioè, si divertiva, insomma, quasi rideva gli avversari. Però a un certo punto io lo feci uscire e vedevo che la squadra avversaria, che era molto più debole di noi perché non c'era questi grandi giocatori, cominciava piano piano a scendere, si cominciava a rosicchiare i punti, arrivarono a 10, 8 punti sotto, e questo ragazzo mi disse: ma io l'ho capito perché non mi fai rientrare, mi hai fatto uscire, perché abbiamo tanti punti di vantaggio, adesso mi fai rientrare. Dico, sì, adesso ti faccio rientrare. E non lo fece rientrare, perdemmo la partita, che poi veramente la classifica era irrilevante. Io mi ricordo, finì la partita, dalla parte opposta c'era la tribuna, scese Remo, venne verso di me e mi diede la mano, mi strinse la mano e mi disse complimenti. Perché naturalmente noi giocavamo al basket, però cercavamo anche di svolgere un ruolo didattico proprio nei confronti dei ragazzi più piccoli. E io vorrei sottolineare anche un'altra circostanza. Come dicevo, c'è stato sempre, come si dice, abbiamo preso le scopole, però col tempo quelle scopole che sono state per noi un insegnamento, le abbiamo tramandate a quelli che sono venuti dopo, ai ragazzi di dopo, e sono usciti anche dei bei giocatori, come dicevo, gente che poi ha fatto anche il presidente. Ma io vorrei anche evidenziare un'altra cosa. C'è l'attuale presidente, l'amico Mario Villani, che non ha mai preso il pallone da basket nelle mani, è Però vero vi questo, no? seguiva. Ci seguiva, ma era un amico, vivevamo tutti insieme, noi facevamo le vacanze insieme, andavamo a scuola insieme con Ambrogio, che ho fatto dalla prima elementare fino all'ultimo anno di liceo. Con Stefano e Fausto, idem, abbiamo calcato lo stesso liceo. Poi addirittura Stefano, già allora, svolgeva lo smart working, perché che faceva? Usciva da casa, 10 metri andava a scuola, usciva dalla scuola e scendeva nel campo di basket, e noi stavamo sempre insieme. Quindi anche Mario Villani, come si dice, è vissuto a pane e basket. E naturalmente quello che è il cuore, l'attaccamento ai colori sociali ha fatto sì che lui continuasse a seguire,
e adesso è diventato anche il presidente di questa squadra. Ma io infatti, vorrei ricordare anche i dirigenti. E infatti hai detto bene, Alfonso, che poi questo aspetto familiare, anche pionieristico, è servito moltissimo. E il testimone di questa bella cosa che stai dicendo è proprio Stefano Fiorletta, perché io lo vedo, nonostante che lui abbia toccato la Serie A, nonostante che adesso, però parla con amore, proprio con il cuore di questo periodo, che penso che abbia lasciato un segno tangibile in te. E voglio aggiungere, poi ti do la parola, voglio aggiungere che quell'aspetto familiare ancora adesso è la forza di questo basket, perché altrimenti sarebbe fallito anche il basket, perché se non c'è l'aspetto familiare, come tutte le altre discipline, non è che uno deve essere familiare, nel senso, serve l'amicizia, la famiglia, sempre logicamente alzando sempre l'asticella, però è rimasto questo aspetto che è servito a voi. E io voglio di nuovo passare la palla a te, Stefano. Guarda, prima di andare su altri discorsi, anch'io ho un paio di aneddoti. Innanzitutto Fausto ha sempre detto lui di non essere alto, all'epoca sì era alto, ma andavamo a giocare contro persone che erano 2 metri già, quindi lui doveva giocare lì sotto, e giocare lì sotto a pallacanestro, perché poi i vari Alfonsino, io, Pio, Ambrogio, là sotto era difficile che ci andavamo, perché là sotto pigliavi gli schiaffi. E non era facile andare al rimbalzo in attacco e cercare di rubare palla ai difensori. Io non so, ma penso neanche Alfonso e neanche gli altri, come faceva lui sempre comunque a prendere il rimbalzo. Ce lo siamo spiegati per chiesti per un sacco di anni, ma come poi ce lo racconta adesso. Come fa questo? Sempre. E all'epoca poi lui ha avuto diciamo un soprannome cestistico, perché per chi lo conosce bene in ambito cestistico, lui è Mac. Questo lo so. È stato sempre chiamato Mac per Macadoo, che è un giocatore famosissimo che venne a giocare in Italia. E a tal proposito vi voglio dire una cosa che sicuramente farà piacere anche a Fausto adesso, perché ho cambiato anche il timbro di voce. Siccome io frequentavo quotidianamente la casa di Fausto, perché siamo veramente cresciuti insieme, sia lui a casa mia che io a casa sua, ma lo stesso Alfonso, Massimo, Mario ed altre persone che ci lega una profonda amicizia. Io una volta andai a casa di Fausto, tutta quella scalinata, suonai al campanello e mi rispose la mamma. E io gli dissi: Bicetta, scusa, Mac? Mi disse: qua non ci abita nessun Mac. Ci dissi io: ma Mac? Qua ci abita Fausto. Ah, scusa Bicetta, allora Fausto dove sta? Ecco, adesso te lo chiamo. E quindi chiamarlo Mac poteva sì, tra di noi, ma già quando c'era la mamma era altamente a rischio chiamarlo Mac. Stefano, quindi solo Mac c'era o c'era qualche altro appellativo? Ma diciamo che quello più famoso è stato Mac, perché quegli altri, sai, un po' per rispetto, essendo un po' più grandi, un po' perché c'era questo rapporto d'amicizia con Alfonso, che tutti chiamiamo Alfonsino, perché vabbè, con Alfonso altri soprannomi non me li ricordo personalmente. No, non me li ricordo. Però c'è una cosa ricordare. Vabbè, Roberto lo chiamavano già prima Bebè, però quello dove... Noi quando siamo arrivati già era Bebè, quindi sì. Dovevi stare pure attento quando lo chiamavi Bebè, perché insomma, io dico una cosa, un aneddoto Alfonso, veramente particolare fu quello della una dei primi partite in promozione. Dovevamo andare a giocare a Latina e all'epoca andammo con la macchina di mio padre, che era una 125, e con la macchina di Mario Longo, che faceva l'allenatore, che era un maggiolino. Sì, me lo ricordo, maggiolino, sì, che maggiolino, era un maggiolino. Era un maggiolino, perché maggiolino. Andammo a giocare dovevamo giocare alle 5 a Latina, quindi partenza alle 3 da Sant'Agata, tutti in carovana, domenica via, tutti a giocare lì. Arriviamo al primo campo chiuso, dice: abbiamo sbagliato campo. All'epoca non c'era WhatsApp, tutti i social che ci sono adesso, quindi forse abbiamo sbagliato indirizzo. E andammo a un altro campo, sempre di Latina, e andammo lì, chiuso anche quello. Forse è presto, forse è tardi, forse non lo so.
c'era un ulteriore campo che era il palazzetto, ma certo noi della promozione di Ferentino non ci avrebbero mai fatto giocare al palazzetto, e andammo anche al palazzetto storico di Latina. Tutto questo comunque in netto ritardo dall'orario di partita. Alla fine parla con un custode, parla con l'altro custode, parla con un altro dirigente. Noi dovevamo giocare il sabato, quindi 24 ore prima noi siamo andati a giocare la domenica. Questo per farti capire un po' lo spirito che c'era all'epoca quando andavamo a giocare. Quindi partita persa. Beh, mi sembra pure logico, partita persa, voglio dire, arrivi solo con 24 ore di ritardo, che vuoi che sia, insomma, niente di particolare. Però era uno spirito completamente differente già dai vari campionati che negli anni successivi, la C2, la C-Go, la C1, la Serie B, la Serie A. Fino ad un certo punto eravamo un gruppo di amici di Ferentino che giocavano. Poi giustamente è salito un po' il livello però ecco, la cosa che mi fa immenso piacere è che per tutti gli anni c'è stato sempre un presidente che era uno di noi, e a partire da Gianni, da papà, da Massimo, da Vittorio, dall'attuale Mario Villani, papà di Vittorio, che è comunque il presidente della società. Mario è presidente dell'associazione che comunque gestisce la prima squadra che attualmente abbiamo a Ferentino, però sempre uno di noi. E la cosa che mi farebbe immenso piacere un domani, il mio sogno sarebbe quello di organizzare un incontro, una cena, un ritrovo con tutte le persone che sono venute o che hanno giocato a Ferentino, fare una bella giornata insieme. Stefano, approfittiamo tramite Radio Ferentino di lanciare il tuo messaggio, cioè grazie a Radio Ferentino c'è la possibilità di esaudire il tuo giusto desiderio, perché è una bellissima cosa poter logicamente ritrovarvi con tutto quel gruppo storico, e chissà, anche invitare qui alla radio, sarebbe una bella cosa. Alfonso, poi diciamo, parlando di questo gruppo, io sono curioso anche di conoscere anche quelli che poi sono venuti un po' dopo di voi. Prima ho menzionato, io me lo ricordo Daniele, che c'aveva la mano molto molto calda, pure Remo. Cioè quel periodo, piano piano sotto le vostre, diciamo, le vostre istruzioni, tra virgolette, e un po' di ragazzi sono cresciuti, perché Daniele, Remo c'avevano la mano calda, erano quelli che cominciavano a fare dai 10 in poi punti. 10, quello 20. Quello che dicevo appunto prima erano i ragazzi che noi allenavamo. Mi ricordo appunto Remo, c'era anche il figlio di Franco Giorgi, Daniele, che era più piccolo, comunque poi aveva anche una era abbastanza alta, aveva anche delle doti cestistiche incredibili. E c'era Massimo Sascensi. Beh, Massimo, e c'era naturalmente anche il fratello di Stefano, che secondo me aveva la mano migliore di tutti. Sì. Lui e Remo Mastrange. È vero. E mi ricordo a riguardo proprio di Daniele, mi sembra aveva 15-16 anni e già giocava in promozione. Mi ricordo una partita famosa, è l'ultima partita che feci io con il Frosinone, non so se ve la ricordate. Stavamo in vantaggio di 7-8 punti e alla fine uscì il nostro pivot, Fausto Perfalli. In pratica avevamo tutti piccoletti, era uscito pure anche Stefano, anche tu eri uscito Stefano Perfalli, sì, eravamo rimasti un po' in pratica. Mi ricordo che facemmo un time out, l'allenatore era Francolino Coletta. Mancavano 6-7 minuti e stavamo avanti di 4-5 punti. Daniele, che fino a quel punto aveva fatto una marea di canestri, tra l'altro aveva introdotto anche la regola dei 3 punti, quindi si tirava da molto lontano. E mi ricordo che Daniele, preoccupato, aveva 15-16 anni, era anche comprensibile, stava quasi per scoprire a piangere, ha detto: ma adesso come facciamo? Sono usciti tutti quelli alti. E gli dissi: ma qual è il problema? Siamo avanti di 6 punti, noi non sbaglieremo più. Infatti facemmo 5 punti, 5 tiri, 3 lui da 3 punti e 2 io sempre da 3 punti, e vincemmo la partita. La dimostrazione naturalmente che se c'è l'attaccamento, cioè l'altezza, può anche essere in alcuni casi, come si dice, ovviata. Vabbè, voi avete logicamente utilizzato sia l'intelligenza sia l'amicizia,
e anche la furbizia di, anche di vincere alcune partite. Non potevamo fare altro. Eh beh sì, Fausto. Per quanto mi riguarda. Sì. Fausto, che cosa ti ha lasciato in te questo periodo? Perché poi a un certo punto l'unico che è rimasto Stefano. Mio fratello Alfonso, sia per motivi professionali, anche te avete, diciamo, appeso le scarpette, una volta si era le scarpette a chiodo. Però logicamente a tutt'oggi qualcosa vi ha lasciato quel periodo lì, il mondo del basket. Ha lasciato tanto, è tutto, ancora adesso la passione c'è sempre. Soprattutto ha lasciato l'idea di un gruppo d'amici, di quasi fratelli, quindi è nato tutto da lì. Non credo avremmo potuto dare in là questa avventura del basket argentino se non fossimo stati un gruppo di amici uniti che facevamo le stesse cose, come Talponza, andavamo in vacanza insieme. Lasciato le cose, la cosa più bella di tutta la gioventù, io l'ho fatto fino a 35 anni, giocavo e allenavo, poi Stefano ancora lo fa adesso perché probabilmente è più appassionato di noi, no, la famiglia sua. Vabbè, ma purtroppo il corso della vita è così, e ci sono poi logicamente nella vita ci sono delle strade in cui devi decidere quello che devi fare, e probabilmente Stefano rispetto a voi ha avuto l'opportunità di continuare, anzi secondo me Stefano è il testimone di quel periodo, meno male che è rimasto Stefano, e quindi è una bella cosa. Stefano, Mario, dimmi. Posso? Sì. Probabilmente mi sbaglio, ma se non, dovrebbe essere un cinquantenario tra poco della fondazione. Questo lo diceva Stefano. Essere un'occasione per Stefano. L'associazione era nel 77. Eh sì. 73. Diciamo che noi ti posso assicurare, Fausto, tu sei il perché abbiamo cominciato noi nel 74, 75. Quindi come affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro è 1977. Sì, basket 77, giusto? Attualmente basket sì, 77 sì. Perché sì. L'anno di affiliazione è 77, sì, questo sì, lo so sì. Perché me l'ha detto pure Ambrogio. 77 allora, è l'anno Ambrogio. Di affiliazione, però il primo campionato Ambrogio di promozione. Ambrogio non sbaglia mai. No, Ambrogio, Ambrogio, io ho la spalla Ambrogio, io prima di iniziare la programmazione. Però scusa. E quindi è basket 77, ma sì. Prima c'era un'altra società sempre, sì, no? 74. Certo. Adesso mi ha mandato un messaggio. La prima affiliazione è quella. Però quella era un'altra, non mi ricordo con esattezza, perché non mi posso ricordare. Era un'altra società. Ma non era affiliata alla federazione, società. Secondo me, fatemi parlare. No, non era affiliata. Questo dicendo, fatemi parlare, perché se io come segretario del calcio su queste cose ci arrivo. Cioè l'associazione è nata nel 74, ma non è detta che sia affiliata. La vera affiliazione è stata fatta nel 77 e voi avete cominciato sì. A partecipare ai campionati giovanili. Poi il primo campionato di promozione è il 79. È così. Sì. Stefano, scusa, invece la domanda che ho fatto probabilmente avrei dovuto farla a te, perché gli ho detto che cosa ti ha lasciato. Ma la domanda la faccio a te, in effetti. Io penso che ti abbia lasciato tanto quel periodo, poi nella continuazione della tua carriera tra virgolette passionale nel mondo del basket. Beh, quello è un periodo che mi ha lasciato veramente tanto a livello professionale. Ma a livello professionale io parlo, lasciamo perdere i ricordi. Ma a livello professionale ti posso dire una cosa, così forse riuscirò a farmi capire. Anche ad oggi, se tu mi dici andiamo a vedere una partita di Serie A di basket, io non ci vengo, perché non trovo nessuno stimolo. Se invece mi dici domani mattina andiamo a vedere un campionato di Serie D o di promozione ad Arnara, faccio adesso, dico un nome così, io ci vengo volentieri, perché sono legato a quel periodo, quindi legato a vederci crescere, a vedere dei ragazzi come Remo, come
come Daniele mio fratello, come mio fratello Luca, come Virgilio Casari, come tanti, tantissimi, tantissimi ragazzi che hanno fatto parte di questa società. Quindi ricordi bellissimi, cioè dei ricordi veramente belli. L'unico ricordo forse non molto bello è quando mio padre decise di far fare l'allenatore a Fausto Sonni. Vabbè, questa è una chicca, la devi ricordare. Ma io sinceramente non lo vedo Fausto come allenatore. Vai, no, è una chicca. Ma neanche io lo vedevo. Tant'è vero che il primo a far fuori chi è stato? Il migliore amico suo, il sottoscritto. Quindi questa cosa essendo talmente tanti amici, gliela dico a distanza di 30 anni, voglio dire. Però stavo scherzando. No, no, ma la verità, perché prima ho sentito Fausto, ho detto, ma che ci sta pure Stefano? Sì, perché sicuramente si ricorderà questo episodio che mi ha fatto fuori. È lui, sì, non c'entro niente, Fausto, è lui, cioè, che... Questa cosa lui può benissimo dire che gliela sto dicendo oggi per la prima volta dopo, penso, 30 anni. Comunque... Alfonso, invece, Mario, lui era invidioso perché, essendo io più forte di lui sicuramente, perché io riuscivo a fare canestro e lui no, e allora dice, lo faccio fuori, gli faccio ripagare tutto adesso. Ma lui era un uomo di fatiche e lui prendeva con le spallate, prendeva le palle e poi logicamente le reti, cioè i canestri dovevi fare tu, lui, tuo fratello Daniele. Lui veramente ne ha prese tante di botte là sotto al canestro, devo dire questo, eh. Natate pure tante, però ne ha prese tantissime. Alfonso, invece, per qua io, questa invece è una mia curiosità, perché con Fausto, Ambrogio, mio fratello, ho condiviso tanto quei tornei di calcetto in cui tutti ci invidiavano per il fatto che noi avevamo la possibilità di vincere e tutti quanti dicevano sempre la stessa cosa. Ebbene, ma io non giocavo a basket. Loro sono più facilitati perché hanno, diciamo, i movimenti del basket. In effetti è stato così, Alfonso? È vero, è verissimo. Perché il basket ti dà delle risorse incredibili. Devi avere velocità, devi avere gli scatti brevi, devi avere naturalmente resistenza, ma devi avere soprattutto prontezza mentale. Perché ci sono continui ribaltamenti di campo, il gioco è abbastanza veloce, quindi se non sei mentalmente preparato, mentalmente non riesci comunque ad andare avanti. Quindi quello che erano le caratteristiche del basket poi si sono trasfuse effettivamente anche nel calcetto. Ma io dico soltanto una cosa, come diceva benissimo Stefano, un periodo che ricordiamo con immensa nostalgia, ma anche con immensa gratitudine, perché è stata effettivamente una palestra di vita, un mondo che secondo me adesso mondo sicuramente lontano, ma che secondo me è sempre attuale, perché se si dovesse tornare con quegli ideali che hanno animato noi ragazzi dell'epoca e soprattutto lo spirito del basket fiorentino, io penso che la società sarebbe anche migliore, ci mancherebbe. E quello che mi ha dato il basket mi è stata utile anche nella vita, nella professione, ma soprattutto nella vita, perché ci ha formato, ci ha dato una forma mentis eccezionali, incredibili, quindi per affrontare le difficoltà della vita io faccio sempre ricorso a quelle che erano le nostre caratteristiche sportive e soprattutto amicali. Grazie. Io voglio chiudere soltanto ricordando soltanto una cosa. Loro parlano di Fausto e di quant'altro, ma ricordiamo anche Ambrogio. Io dovevo sopportare Ambrogio dalla prima elementare fino al liceo. Io mi ricordo ai tempi del liceo, stavamo di banco a fianco. Ma Ambrogio, io non lo conosco. Ambrogio Sonni, che invece di fare le versioni di greco e di latino quant'altro che faceva, organizzava le trasferte, faceva gli schemi, preparava gli schemi della partita e tutto quanto. Lui era un factotum, ma era un po' come facevi tu nella scuola di calcio. Io voglio tornare a Stefano perché io voglio sposare veramente il pensiero che prima ha elargito Stefano, nel senso che lui ha parlato che non riesce a vedere le partite della prima squadra, cioè le partite di un certo livello. Io pensavo che questa cosa era soltanto tua o anche la mia, nel senso io per esempio non riesco a vedere, rispetto a mio fratello, le partite della Serie A, delle partite internazionali,
E quindi certe volte mi sto zitto perché io preferisco andare a vedere le partite giovanili, le partite del Fiorentino, perché voglio, come te, assaporare quel tipo di calcio, perché io non riesco più ad assaporare, a innamorarmi di questo calcio ad alti i livelli. Stefano, ritornando a te, poi chiudiamo con l'ultima. Abbiamo quasi finito. Stefano, parlando, diciamo, di quell'aspetto che voi siete stati testimoni di quell'aspetto familiare, di quella, diciamo, di quel gruppo di amicizia, ma adesso che cosa è cambiato dopo 40 anni tra il basket di allora ed oggi? Cioè, si respira ancora quell'aria familiare oppure è cambiato molto? Oppure è effettivamente ancora oggi il basket è lo specchio della società reale? Parliamo di basket in generale, non io di parlo in generale Fiorentino. Quindi anche nello specifico, guarda, anche nel tuo settore, guarda, Mario, allora la cosa che penso sia davanti agli occhi di tutti è il cosiddetto dio moneta. Adesso si fa sport solo per soldi, ma rispetto a tanti anni fa, adesso si gioca per soldi anche ai livelli di, diciamo, medio bassi, di categorie medio basse. Nella mia esperienza, anche a tutt'oggi, quando si va da un ragazzo a chiedere se vuole venire a giocare a Fiorentino, magari ragazzi, giocatori non eccezionali, diciamo sufficientemente bravi, la prima cosa che dicono: sono contentissimo di venire a Fiorentino perché è una società storica, quanto mi date? E questa è una cosa che proprio me... più passano gli anni e più mi portano un po' ad allontanarmi dalle squadre senior ed avvicinarmi di più alle squadre giovanili, perché comunque in quella fascia d'età che va dai 7 anni ai 13 anni, 14 anni, si gioca a pallacanestro perché piace giocare a pallacanestro. Poi è normale, io non posso, approfitto proprio di questa occasione per ringraziare tutte le persone che ci hanno messo del proprio, a partire da Gianni, mio padre, Augusto, e poi ad arrivare sicuramente ai due presidenti un po' che ci hanno portato un po' più, hanno portato il nome di Fiorentino più in alto, che sono Massimo e Vittorio. Ma ci mancherebbe, hai fatto bene a menzionare questi personaggi. Cioè, non è Radio Fiorentino, logicamente ha fatto questa puntata a Marcord, ma sempre logicamente nel rispetto di chi poi ha portato in alto il basket. Quindi hai detto vedo una pallacanestro comunque nazionale, secondo me alla deriva, ma alla deriva, perché comunque abbiamo, non è facile dirlo, ma abbiamo una federazione che comunque a sua volta pensa solo ed esclusivamente ad incassare più soldi possibili. Cioè, è inammissibile, vi faccio un esempio attuale, che si chiuda un campionato il 2 di marzo, il 3 di marzo, la prima federazione a chiudere i campionati è stata la Federazione Italiana Pallacanestro, che fino a 20 giorni fa ha chiesto le tasse che dovevamo pagare per tutto l'arco dell'anno, ancora continua a chiederle. Stefano, e sono a conoscenza di questi episodi perché già ne abbiamo parlato con... Questa è una cosa che dalla pallacanestro non mi piace assolutamente. Ma questo, purtroppo, la pandemia ha messo proprio a luce tutti i difetti di questo mondo sportivo, non soltanto del basket. Ma io assolutamente non voglio entrare, diciamo, ma non per mancanza di rispetto nei due confronti, perché ne abbiamo parlato già con Mario Villani, il presidente, era veramente amareggiato di questa situazione. Io preferisco invece oggi sgombrare queste polemiche e stare, diciamo, nella Marcord. Bravo, sì. Perfetto, Alfonso, perfetto. Abbiamo fatto una bella carrellata. Che cosa ti viene di aggiungere? Ti sei divertito? Soprattutto intervistando tuo fratello, poi. Allora, a proposito, poi Malagao. Mi sono divertito tantissimo, ci mancherebbe. Ma la cosa che mi fa più piacere è rivedere Stefano, Fausto. Negli ultimi anni sono state pochissime occasioni per rivederci. L'unico rammarico è che naturalmente abbiamo tutti qualche capello in meno, gli occhiali in più, tutti quanti. Però penso che lo spirito sia sempre quello, insomma, l'amicizia che ci ha legato penso sia un connubio importantissimo.
Fausto, vuoi questo chiudere? Vogliamo chiudere? Dimmi, Alfonso, dimmi, scusa. No, mi, mi ha fatto immensamente piacere, insomma, partecipare a questo incontro. Voglio chiudere con te, Fausto. Già abbiamo finito, Mario. Eh? No, abbiamo fatto un'oretta, ma finito. Sai che a parte voglio mandare a riposo Carletto, perché Carletto sta sempre dietro lì, dietro il vetro, sempre alla regia, lo voglio un po' far riposare. Poi logicamente, se volete aggiungere altre cose, io sono ben felice, però logicamente io per esperienza, adesso ho una certa esperienza anche dietro i microfoni, quando comincia ad allungarsi i tempi si rischia anche di annoiare chi ci segue, quindi preferisco racchiudere in questa bella oretta, anche perché abbiamo fatto un'oretta, giusto? Scherzo. Io ti volevo ringraziare te e tutto lo staff di Radio Trentino per questa bella opportunità, bella che ci avete dato, insomma, ecco. Mi ha fatto piacere ricordare quelle cose, ma sono cose che ci porterai sempre per tutta la vita presto, quindi non dimenticherai mai queste cose. Saluto tutti, grazie, mi ha fatto piacere, grazie per tutta l'opportunità che mi avete dato. Alla prossima, se ci sarà. Sì, sicuramente ci sarà, ma io devo ringraziare voi perché avete dato a me l'opportunità e a Radio Fiorentino di poter rivivere un periodo molto molto passionale, molto emotivo, e questo gratifica non soltanto la radio, ma gratifica anche la nostra città, perché senza lo sport diciamo la città cresce anche con la crescita dello sport. Io vi saluto e comincio a salutare Stefano Fiorletta, ti ringrazio della tua partecipazione e grazie a te, ciao Stefano. Ciao Mario e grazie a voi tutti di Radio Fiorentino. Fausto, con rispetto lascio chiudere il saluto a mio fratello, perché dopo, Fausto, ti ringrazio. Sei stato abbastanza tosto, come quando giocavi, nel senso tosto, nel senso efferato nei concetti, e io sono ben felice di questo. Alfonso, ti saluto, noi ci siamo visti stamattina, penso, dopo due mesi, noi ci rivediamo dietro. Il discorso, mio fratello si è comportato come con Remo, ha lasciato me per ultimo per una questione di anzianità. No, questo, no, questo assolutamente, assolutamente. Ah sì, tu, giusto, 60, 61, 61, giusto? Ma non si dicono gli anni, sì, io sono 56, ma sai che conta? Non conta, io dico sempre, non contano gli anni, conta la giovinezza mentale, perché infatti guardate Fausto, voi siete ancora giovani, ci avete ancora da fare le cose nuove, perché c'è Stefano che ha le date anagrafiche di tutti quanti, quindi non si scappa sotto questo punto di vista. Comunque un ringraziamento, un piacere, è stato un piacere, saluto Stefano, Fausto, saluto mio fratello, l'ho rivisto dopo tanto tempo effettivamente, e naturalmente un saluto particolare ai radio ascoltatori di Radio Fiorentino, in particolare al regista Carlo Leoni. Sì. Carlo Leoni, sì. Ciao Carlo. Ciao, allora, un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao, abbiamo Carlo. Concluso, è stata un'oretta bella, bella, mi sono divertito con amici, anche perché voi siete amici, e da parte di Mario Musa un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Fiorentino e un saluto sempre dall'onnipresente Carlo Leoni, ciao a tutti. Su Radio Fiorentino c'è sempre un'atmosfera diversa per i vostri momenti migliori.